Procediamo. Ok. E ora? Il pari. Johnny. Pari plongé. Dove siamo? Questa è la nostra BBS, fortezza telematica. Un ponte per la rete oscura. È tutto... tutto così vivo, così reale. Il cyberspazio si muove, respira costantemente. L'interfaccia regola il flusso di dati in base alle potenzialità del cervello. Ma tu sei un caso eccezionale. Vedi qualcosa che io non vedo? Sì, il cyberspazio è sempre merveilleux. E ora? Che facciamo? Possiamo cominciare. È tutto pronto. Abbiamo potenziato il tuo collegamento alla rete neurale di Silverhand per prendere il frammento. Dobbiamo trovare i dati su Alt. Solo quelli. Ci vorrà soltanto... Cosa succede? Sul palco, lo fai inginocchiare, lo cospargi di benzina e gli dai fuoco! Arrasacca merda! Johnny! Johnny! Non è la tua band! Silverhand! Guarda che non sei da solo! Siamo qui! Tu sì, però. Sei solo ad avere problemi con me. Perché tutti gli altri si sono stufati. Non hanno più voglia di provare a farti ragionare. Tu sei fuori, cazzo! Sai benissimo perché l'ho fatto. No, no! Per far incazzare la Arasaka fino al punto di farti riempire di piombo! Ma sono l'unico che ha una visione! Quindi se non ne hai una migliore, come ti ho già detto, vaffanculo! Il concerto, Kerry, o... Avevi detto che non saresti venuta. Se posso, evito. Ho cambiato idea, tesoro. Ma guardati, tutto teso e incazzato. Thank you.
È un vero peccato, cazzo. Devi sempre rovinare tutto, vero? Ogni momento vagamente piacevole. Il tuo momento? Perché no, cazzo? A volte sai essere un vero bastardo, Johnny. Cazzo, proprio non ti sopporto oggi. Non solo oggi. È avvilente la tua mancanza di sottigliezza. Strano per un artista. Andava tutto bene. Cos'è? Hai cambiato idea? Mi rode il fegato, cazzo. Perché sapevi benissimo come sono fatto. Senti, se fossi uno dei tanti stronzi carismatici e narcisisti che insegue il suo sogno ragionando con il culo, non me ne fregherebbe un cazzo. Ma? È tutta una menzogna. Il concerto, i samurai, tutto. Un'enorme menzogna. Tu non sei un rocker, Johnny. Ammettilo. Dovresti essere per strada come i pazzoidi strafatti a sbavare mentre gridi «Morte all'Arasaka!» Ah, ho capito. Ti piace cambiare gli uomini, eh? Non sei la prima, credimi. Francamente, ho di meglio da fare. Speravo solo di farti capire che ti stai illudendo. Riguardo al farci qualcosa, quello spetta a te. Hai paura? Proprio come Kerry, vigliacchi. Solo io ho le palle per dire all'Arasaka il fatto suo. E la cosa vi terrorizza. Tutti quanti. Ma certo, Johnny Silverhand, incompreso da tutta Night City. Giusto, è questo il problema. Sei confusa. Siamo venuti qui per farci una scopata. Non perché tu mi facessi la predica. Mi sa che per oggi abbiamo dato. Puoi levarti dai coglioni. Ma io pensavo... Che ci fosse qualcosa tra noi e che questo ti permettesse di criticare qualunque cosa faccia. Hai proprio una bella immaginazione. Ehi, dove vai? Ho altro da fare. Silverhand! Ehi! Gran pezzo, tu. Alt. Sith runway coming down! Risparmiatela. Non so per chi. Can't kill me, cause the serious ones! Blazer away! Cazzo. Per quanto tempo pensi di restare incazzata? Andiamocene da qui. Vieni a farti un drink, Silver Rocker? Un'altra volta, Chumba. E se non ci fosse nessun'altra volta? Ah? Johnny Boy? Vaffanculo! Lasciatemi in pace! Johnny! Vaffanculo! Lasciatemi in pace! Johnny! Lasciatemi andare! Sistemato per bene.
Su, è ora di alzarsi. Quanto tempo, Johnny Boy? Cosa sono? 2 settimane dall'ultima volta che ti ho ricucito? Cazzo, se mi sei mancato. Ah! Stronzate, figlio di puttana. Non ti sei nemmeno degnato di chiamare. Dovevi tornare per il controllo. È come un figlio per me. Sì, lo vedo. Come va lì sotto? Cazzo, ti ho infilato così tanti tubi su per il culo che ancora un po' e puoi pisciare caffè e latte a comando. Ti ho anche messo un fegato sintetico. Il tuo sembrava un sacchetto di carta pieno di merda. Perfetto. Ora vivrò per sempre. La vedo dura. Dov'è Alt? Dov'è chi? La donna che era con me. Lui mi ha portato solo te. Merda. L'hanno presa. Non li ha visti nessuno. Chiedi al tuo salvatore. Dice di chiamarsi Thompson. C'eri tu? Lì, a Watts. Dobbiamo parlare. Ok. Stai insieme con lo sputo, ma dovresti cavartela. Riposati un po'. Basta qualche ora. Fai assestare i punti. Johnny. Vaffanculo. Tanto non mi ascolti. Cosa hai visto? Non molto. Volevano lei. Di te non gliene fregava un cazzo. E tu? Te ne sei stato lì impalato, cazzo in mano, a pensare alle farfalle. Ci avrebbero sbudellato entrambi. Hai visto quant'era veloce quel tizio? Certo che no, era una scheggia. Impianti del genere non li trovi dal rigattiere. Allora, cosa stai cercando? Vuoi una storia? Fresca per i Quotifax? È per questo che mi hai raccolto dal marciapiede? Nah, la mia storia ce l'avevo. Ma poi l'hanno infilata in un furgone e sono scappati. Tu... hai intenzione di fare qualcosa? Era la tua donna, no? Questi non sono cazzi tuoi. Non lo sai, eh? Sì, mi è sembrato che ci fosse un po' di tensione nell'aria. A dire il vero non me ne frega un cazzo dei vostri problemi di cuore. Voglio sapere perché l'Arasaka l'ha presa. Il rapimento di Alt è un danno collaterale. L'hanno presa per arrivare a me. Hai idea del lavoro che fa? La ragazza è uno dei migliori runner in circolazione. Quindi? Quanti ce ne sono? No. L'unico collegamento che ha con l'Arasaka è che si scopa Johnny Silverhand. Ultimamente ha lavorato per l'ITS. Ha programmato un Black Ice da paura per loro. Una tipa da non sottovalutare. L'Arasaka la vuole per sé. Il rapimento è stata una normale estrazione intercorporativa. Aspetta. Alt doveva incontrare te stasera. Ha detto che potevo aiutarla. Non scherzava. L'Arasaka ci aveva già provato, ma ad Alt era andata bene. Era sfuggita alle loro lame d'amantide. Ha detto a me che aveva paura ed è venuta da te. Sì. E francamente comincio a capire perché. Ok, quindi cosa vogliono? Il Soul Killer, un'IA. Ti dice qualcosa? Ah, certo. Una leggenda metropolitana con un nome di merda. Non è una leggenda. Il Soul Killer è reale. E la tua Arasaka ha appena assunto la runner che l'ha programmato. Pensa all'Arasaka con il pieno controllo del Soul Killer. Brutta storia. Te l'immagini, Rocker? L'Arasaka sarebbe inarrestabile. Il Soul Killer friggerebbe qualsiasi runner che provasse ad avvicinarsi al suo ICE. L'ho visto succedere. Nessun danno fisico, né al sistema nervoso, né a nient'altro. Nessun rumore, nessun odore. Ok, dimmi il resto, mi prendiamo. Onde percepisco qualche dubbio? Una storia trita e ritrita. L'Arasaka ha voluto provocarmi. E c'è riuscita. Quindi, che vuoi fare?
Vieni con me? Dove? All'Arasaka Tower. A riprendere Alt. Io e te da soli. Ti ha dato di volta il cervello. Prima passiamo dall'Atlantis. Ho qualche ciunga. Aspetto in macchina, non metterci tanto. Aspetterai quanto devi aspettare. Dove cazzo è Rogue? Di sopra. Siediti, non muoverti. Che voi due non... Beh, hai sentito male. Macchina del cazzo. Johnny, me la dai una mano? Credevo non volessi più parlarmi. Boh, a quanto pare lo sto facendo. Adesso? Adesso puoi anche andare a fanculo. Non ho più un motivo per vivere. Sai con chi stava parlando? Mi serve un nome, uno solo. No, quello. Ma che cazzo? Ah, sei tu. No, tienila. Chissà che cazzo hai fatto con quella bocca. Che c'è? Cerchi un'amica? Ha fatto su. Johnny. Come va, Angus? C'è un incontro privato in corso. Anche Rogue è lì. Sì, solo che... Sì, incontro privato, ho capito. Prometto di essere super discreto. Dio, odio questa cazzo di città. Odio questi cazzo di fixer viscidi. Odio questo cazzo di ba... Joe! Non ti conosco. Non è un problema. Basta che tutti gli altri conoscano Johnny Silverhand. Mi serve il tuo aiuto. Stiamo aspettando un cliente. Uno che apprezza la discrezione. Così discreto che non è nemmeno venuto. Inutile restare qui, allora. Sei ancora incazzata per quella cosa? Per cosa, Johnny? Per avermi mentito spudoratamente mettendo in pericolo i miei soci? O per esserti scopato 3 donne alle mie spalle prima che io e te avessimo chiuso? Senti, lo so cosa è successo, ma non c'è davvero tempo per i sentimenti. Io non ho fretta. Nuovo partner? Sai, mi sa che quel tuo famoso fascino è sopravvalutato. O forse se ne va con l'età. Hai del lavoro per noi, Rocker? O sei qui solo per dare fiato alla bocca? Ho un lavoro. Punto. È urgente, ma ho il cash. Quanto? Fatti i cazzi tuoi, non ti riguarda. Ora sì. Il Rocker ha tirato fuori il portafoglio. Non ci arrivi.
Non è qui per un cazzo di lavoro. Mi sta prendendo per il culo. L'ultima allora volta... Allora stavolta fatti furba. Fatti pagare in anticipo. Allora? Quanto, Rocker? È l'Arasaka. Posso capire se volete rifiutare. Se volevi la mia attenzione, ora ce l'hai. Ma se vuoi avere lo sconto famiglia, puoi scordartelo, bello. Corporativi, devo fargli la festa. Per voi due è una passeggiata. Sarà una passeggiata, ma non è gratis. Quelle cose le lasciamo ai Rocker. È importante. Dimmi quanto vuoi. Ah, quindi o caghi i soldi, o pensi che non sopravvivremo per prenderli. In ogni caso, Rocker, tu vieni con noi. Ok. Affare fatto. Davvero urgente. Cazzo, Johnny, non ti sei accorto che ti seguivano? Mr. Silverhand, ora vieni con noi. Mi volete portare da Alta? Ah, come pensavo. Hai un sacco di ammiratori. Attacco contro una proprietà corporativa. Ti ammazzo, freccia corporativa. Abbiamo un po' di problemi. Ce ne saranno altri giù. Ci scommetto. Neutralizzate il bersaglio! Abbiamo parcheggiato fuori. Vieni. Thompson mi aspetta in macchina. Chi? Media, non lo conosci. Copro io.
Sì. Andiamocene. Veniamo dietro. Abbiamo compagnia, alle spalle. Cazzo! L'Arasaka. Se ci colpiscono, siamo fottuti. Ok, quindi chi è che dobbiamo tirar fuori dall'Arasaka? Alt Cunningham, netrunner dell'ITS. Ah, certo. La torre deve essere lì. La storia migliora ogni minuto che passa. Come vorreste fare? Uno di voi due stronzi ha un piano? Sì, li distraiamo, facciamo casino. Organizziamo un party sotto l'Arasaka Tower e alziamo il volume al massimo. Addio finestre. Sarà un concerto da ricordare. Ma i nostri inviati sono sulla scena alla Arasaka Tower. E tutti affermano che è stato diffuso un agente psicoattivo che ha causato il caos tra la folla. Ah, ottimo. Stai registrando tutto. Ah, perché? Vuoi salutare il pubblico a casa? Fa quello che devi fare, ma sta lontano da me. Questo Thompson, lo conosci bene? No, ma che importa? Non mi piace, non mi fido di lui. E i media portano sfiga. Cosa? Sfiga. E se qualcuno poi trova la registrazione di noi che ci infiltriamo nell'Arasaka Tower? Preoccupatene se ne usciamo vivi. Dai, non c'è molto tempo. Getta l'arma! Il mainframe. Dobbiamo trovare il mainframe. Tutti o no, arrivano! Ci penso io. Copri. Fuoco nemico!
Finiamola in fretta. Quattro in più. Prepara. Quattro in arrivo. Preparati. Sparate! Sparate! Provo io. Porca puttana. Prova questa. Ah, ecco perché ce lo siamo portato dietro. 2, 1. Perfetto. Fatti indietro. Fuoco! State. Consiglio di non disturbarla. Cosa hai fatto ad Alt?
L'ho messa al lavoro sul progetto della vita. Levati dal cazzo. Ehi, mi senti? Alt. Alt, avanti, non farlo. Cazzo! Johnny. Che cazzo fai? Stai ancora riprendendo. È tutto quello che ci resta da fare, mostrare la verità. È inutile! Lei non... Dobbiamo andare. Johnny è morto. Su, forza. Di quello che vuoi dire. Thompson, che gli è successo? Non lo so. Non abbiamo più lavorato insieme. Forse perché gli hai spaccato la faccia per sentirti meglio. Quello era un avvoltoio. Voleva usare Alta fin dall'inizio. Quando l'Arasaka l'ha fatta fuori, per lui è stata come la ciliegina sulla torta. Cristo, l'avrebbe ammazzata lui stesso se non l'avessero fatto loro per la sua cazzo di storia. Non mi avevi detto nulla di Alta. Cioè? Cosa dovevo dirti? Non so. Che stavate insieme? Che ha programmato lei il Soul Killer? Che è morta? Come cazzo ci aiuterà ora? Facciamo una seduta spiritica. Non è morta. È riuscita a fuggire. Ho visto il suo cadavere. Alta è scappata. Nella rete. Che stronzate. Ne ho sentite di storie di runner che se la sono svignata nel paradiso cibernetico. Non pensavo che anche tu me ne raccontassi una. Non mi serve che tu mi creda finché farai esattamente quello che ti dico. Quando l'hai scoperto? Quando mi ha contattato poco tempo dopo. E? Che ti ha detto? Che era prigioniera nella sottorete dell'Arasaka. Che non potevano farle nulla. E mi ha detto di non andare a cercarla. Cosa? Perché? Questa volta voleva solo che lasciassi perdere. Perché erano già morte troppe persone per niente. E tu cosa hai fatto? Mi sono procurato due cariche termonucleari. E sei tornato alla Arasaka Tower. Come sai che Alta è ancora in giro? Era mezzo secolo fa. E tu eri rinchiuso nel Mikoshi. La Network potrebbe averla trovata anni fa. Oh, ci hanno provato, credimi. Ma i loro cervellini da corporativi non potevano nulla contro un'IA che sa come pensa la gente. Sono andati a cercarla al Crystal Palace. Stava costruendo la città fantasma per la Kantao. E Rogue era con te, di nuovo. L'ho pagata bene. L'hai detto anche tu, era la migliore. Aveva diversi contratti. Ma per qualche strano motivo... ha accettato il lavoro di un rocker suicida. Uno che non vedeva l'ora di farsi ammazzare dalla Arasaka. Erano altri tempi. All'epoca i mercenari non vendevano il culo alle corporazioni. Bastava che gridassi facciamo il culo alla Arasaka e facevi bagnare le mutande a qualsiasi mercenario. Rogue inclusa. I Voodoo Boys credono di sapere dove sia. Dietro il Blackwall. Dove nessuno può raggiungerla. E Brigitte vuole andare là. Solo per entrare in contatto con Alt per parlarle. È troppo per il nostro professionista? Un attimo. Mi è sembrato un po' più di un attimo.
Ho visto un bel pezzo della vita di Johnny e di Alt. È possibile. I dati che riguardano Alt sono collegati a una forte traccia di memoria nel costrutto. Molto forte. Questi ricordi devono aver evocato una reazione emozionale molto potente e si sono proiettati sulla tua coscienza. Emozioni, sì. Parecchie. In che condizioni è il costrutto? Ha abbastanza dati intatti da convincere Alt che sia autentico. Cosa vorrebbe dire? Quindi? Ha funzionato? Sì, abbiamo estratto il frammento necessario dall'engramma di Silverhand. Ora siamo pronti a contattare Alt. Prima dobbiamo andare più in profondità. Oltre non esistono confini. Oltre il Black Hole. Pochi sono andati dall'altra parte. E nessuno è mai tornato. Lei sarà la prima. Perciò, in realtà, non avete la minima idea di cosa ci sia oltre quel coso. Ma lo scopriremo presto. E queste forme che vedo? IA selvagge, libere, in cerca di un passaggio. Ho fatto la mia parte. Ora tocca a voi. Prima che attraversiate il muro, voglio che rimuoviate la psiche di Johnny. Non lo attraversiamo. Porti tu il codice dall'altra parte. Cazzo. Dovevo aspettarmelo. Non hai mai avuto intenzione di aiutarmi, vero? Non ha più importanza. Tu porrai fine a tutto questo. Non ho molte opzioni, vero? Allì. Come passo dall'altra parte? Brigitte? Alt. Johnny, non puoi restare qui. Alt Cunningham. Joris, rileva un flusso di dati aggiuntivo in rete. Che cazzo succede? Hanno violato le nostre BBS. Noi non c'entriamo niente. La network. Cosa? Qui la Nightwatch non può farmi niente. Sei davvero tu? Cos'è successo? Non potevi farli fuori? Questa volta la Nightwatch si era preparata. Sarà stato Mosley, quel bastardo. E Brigitte e i Voodoo Boys? Ho dovuto eliminarli. La Nightwatch stava sfruttando le loro BBS. Eliminarli? Vuoi dire che sono tutti morti? È che adesso ti dispiace per loro, vero? Merda. Ho portato io qui la Netwatch. La gente con cui ho parlato mi avrà rifilato un tracker. Già, ha funzionato di nascosto, sostituendo il virus dei Voodoo con la sua merda. È così che saranno arrivati a te? Non importa. L'intera sottorete è stata distrutta. Alt, ci hai salvati. Significa che è tutto ok? Che tra noi non ci sono problemi? Ho riconosciuto il codice del tuo engramma, ma non so perché sei qui. Perché puoi ripagarmi per averti tirato fuori dalla Rasaka Tower. B, questa è Alt, la miglior netrunner che Night City abbia mai visto. Alt, questo è B. Devi salvargli la vita. Questo chip, il Relic, mi sta uccidendo. Il costrutto che contiene si sta facendo strada nel mio sistema neurale. Questo lo vedo, ma perché è un mio problema? E perché non dovrebbe? Tu hai creato il Soul Killer. Tu hai dato alla Rasaka una cazzo di superarma che ha demolito me, te e metà dei Netrunner di Night City.
La tua morte è stata una tua responsabilità. Cristo, Alt. Sono venuto a salvarti. E adesso mi dici che non è un tuo problema. Non lo è. L'Alt Cunningham che hai cercato di salvare alla Arasaka Tower non esiste più. Dovrebbe essere ovvio per te, visto che sei responsabile della sua morte. Se non sei Alt, chi sei? Uso i suoi dati mnemonici. Ma dai, hai trovato lì l'atteggiamento da stronza glaciale. Mi dispiace discuterne più tardi. Non sapevo cosa aspettarmi dall'incontro con Unia, ma di certo non un battibecco digitale. Pensi di essere d'aiuto? Almeno non ho peggiorato le cose. Non sei morta per colpa di Johnny. Come fai a saperlo? Ti ho visto nei suoi ricordi. È stato un incidente. Quello che hai visto è una visione soggettiva di quello che è successo. Un resoconto degli eventi distorto che Johnny ha immagazzinato nel suo subconscio e rivissuto all'infinito. Non ha niente a che fare con la realtà. Ok, capisco che odi a morte Johnny, ma io... Non posso aiutarti. Non puoi o non vuoi? Non posso. Per poterlo fare, mi serve accesso a tecnologia più avanzata. Interessante. Brigitte diceva che solo lei avrebbe potuto aiutarmi. I Voodoo Boys ti hanno ingannato. Perché non sono sorpreso? Ok, che mi dici del Mikoshi? È abbastanza avanzato per te? Se ottenessi accesso al Mikoshi, esso cesserebbe di esistere. Bene, è già qualcosa. Noi ti facciamo entrare nel Mikoshi e tu aiuti lì, d'accordo? La miglior netrunner che la città abbia mai visto non può entrare nel Mikoshi da sola. Sono una minaccia ben nota lì. Hanno letteralmente un muro di black ice con scritto sopra il mio nome. Tipo una divisa da carcerato su misura. Mi rifiuto di finire di nuovo lì dentro. Cosa puoi fare per me esattamente? Chiunque abbia incontrato finora ha detto che sono sbacciato. Con chiunque intendi Hellman? Il leccaculo personale di Saburo. Quando il residente del Soul Killer sarà dentro il Mikoshi, io creerò un tuo costrutto, per poi districare la tua rete neurale da quella di Johnny. Dopodiché reinserirò il tuo engramma nella tua forma mortale. Quindi mi salverai la vita, ma dovrai uccidermi per farlo. La tua coscienza, gli engrammi neurali, saranno salvati come dati. Il resto cesserà di esistere. Il resto? L'anima. Non ho dato io il nome al programma. Ma il Soul Killer fa precisamente ciò che promette di fare. Non me ne frega un cazzo di queste stronzate. V torna nel suo corpo, no? Non cambia niente. Cambia tutto. Lo sai bene. Bene, allora abbiamo un piano. Ma come entrerete nel Mikoshi? Ho creato eserciti che non sono riusciti a entrarci. Erano figli della rete. Quello era il problema. Noi contiamo sul fattore umano. Via una famiglia nomade bella grossa, che farebbe di tutto per lui. Apriremo una breccia ed entrerai nel Mikoshi. Johnny esagera sempre, se non l'avessi notato. Non ti fidi di lui, il che ha senso. Ma hai la mia parola che ti faremo entrare nel Mikoshi, tenendoti alla larga dai guai. Credo che tra me e questo fattore umano ci siano molte cose in comune. Allora, siamo d'accordo? Sì, siamo d'accordo. Trovate il modo di entrare nel Mikoshi. Io preparo un programma per aiutarvi a navigare nella rete locale. Come ti contatto una volta pronto? Questo è l'indirizzo di una BBS. Sarà il nostro canale di comunicazione sicuro. Alt, prima che tu vada dobbiamo parlare. Solo io e te. No, non succederà. Non avrei immaginato una fine più adatta. Stronzi runner, ben gli sta. Per quanto sia divertente, dobbiamo squagliarcela. Giusto, resta ancora Mister Simpatia.
secondo.
cazzo di chip! La mia Silver Endosi sta peggiorando! Stai per caso puntando il dito contro di me? Guarda! Era il tuo cuore. Riposati. Non voglio che mi stramazzi al suolo mentre siamo in azione. Bla 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 bla, fanculo la sacca, bla bla bla, distruggere il Mikoshi. Stai proprio diventando me. Non posso dire di essere entusiasta. Sei un egoista, un manipolatore e un cinico. Ogni volta che apri bocca, seppellisci qualcuno. Vedi? Quando serve andiamo d'accordo. Forse è ora che tu ti fidi un po' più di me. Non so cosa sto facendo. Diventare una leggenda. Era tutto quello che volevo. È già tanto se riesco a sopravvivere. Vuoi conoscere il valore di una persona? La morte. Mettila di fronte alla morte. Credimi, tu puoi ancora diventare qualcuno. Già, forse. Com'è stato quando sei morto? Ero sul tetto del mondo. Fallire non era un'opzione né un pensiero, finché non è successo. Ma la morte è diventata reale. L'ho capito solo ora. Ora? Hai avuto mezzo secolo per farci i conti. Il Mikoshi era come, non so, come dormire. Niente coscienza e neanche senso del tempo. Non sembrava successo. Mi hanno fatto quello che volevano. Ricordo soltanto freddo, vuoto e paura. Oh, quella era la tua di morte. Il Mikoshi, perché l'Arasaka l'ha sviluppato? Se solo potessi entrare nella testa di Saburo Arasaka. Le persone si possono comprare, indottrinare, ma solo nel Mikoshi si possono fare a pezzi le anime, per poi dopo riprogrammarle. Ne hanno accumulato una bella collezione. Pericolosi netrunner digitalizzati e messi da parte. Probabilmente ora li stanno usando, li stanno controllando. Governare i cuori e le menti delle persone. Ecco di cosa si tratta, come al solito. Le corporazioni hanno sempre cercato di comandare le persone. L'ambizione di Saburo è più grande: controllare l'umanità. Oh, capisco perché odi quel posto. Non dovrebbe esistere. Di tutto il dolore e la distruzione che le corporazioni infliggono al mondo, niente è peggio del Mikoshi. Sai perché? Ti negano il diritto di morire. Sarebbe come essere tenuti in vita da un respiratore. Il peggio non è quello. La cosa peggiore è quando ti cambiano l'identità e non ti accorgi nemmeno di essere diventato qualcun altro. Le corporazioni si sono già prese il mondo intero. Ora vengono a prendere noi. Ti accorgi che quello che stai facendo a me è la stessa cosa che l'Arasaka fa nel Mikoshi? Sì, lo so. E voglio sistemare le cose. Su, rimettiamoci al lavoro. Andiamo. Goro, se vuoi buttarti, c'è un servizio H24. Puoi chiedere aiuto. Non è divertente. La parata sta per cominciare. Ho sistemato i dati di Okada-san. Ti consiglio di esaminarli attentamente. Per iniziare, il malware funziona davvero. E
è molto meglio per previsto. Abbiamo occhi e orecchie nella sala sorveglianza. Ho osservato le telecamere e so dove sono posizionati i tiratori. Sono tre. Dovrei renderli inoffensivi prima che loro facciano lo stesso con me. Ci sono vari modi di raggiungermi. Il primo è qui vicino. Non dovrebbe essere un problema. Il secondo è più difficile. Dovrei salire. Il terzo, invece, si nasconde sulla passerella sopra la strada. Noi siamo qui. Il carro di Hanako-sama si fermerà qui, vicino all'uscita d'emergenza che useremo una volta finito tutto. Da questi punti avremo una visuale libera sulla parata, ma i tiratori ne avranno una ancora migliore. Se ti notano, bang! Ad un lato. Se questo ti sembra pericoloso, pensa che io devo saltare sul carro, entrare da una finestra e incontrare Hanako-sama faccia a faccia. L'ultima cosa è quella che temo di più. È tutto chiaro? Sei pronto? Aspetta, se va tutto a puttane, abbiamo un piano B. Secondo te? Mi hanno accusato di aver tradito l'Arasaka. Presto dovrò affrontare la sorella dell'amministratore delegato in persona. Non ci sono piani B. Deve funzionare. Sono pronto. Ma la domanda è, tu lo sei? Ho ideato io questo piano, no? Tralasciando un elemento fondamentale, il tuo amico Oda. Oda è un uomo d'onore. Non oserà alzare un dito contro di me. Forse, ma ti avvicinerai ad Hanako all'improvviso. Non hai tutti i torti. L'istinto e i riflessi prevalgono in momenti del genere. Quindi? Quindi spero solo di essere ancora più veloce di lui. Fa attenzione, Goro. L'uomo più potente del mondo ridotto a una trovata commerciale. Ti stupisci? Sta guardando la folla. Non ti vede. E anche se ne accorgerà. Ah, è l'assicurazione di famiglia? Non è molto. Ok, ok, ci penserò. Sì, ottimo lavoro.
Fermi! Balcone, secondo piano. La donna in rosso. Credo sia armata. Controordine, ripeto, controordine. È solo un binocolo. Prendete il vagone. 3 marzo. Fondatore, amministratore delegato di una grande azienda di difesa privata della Spagna. Soldato, imprenditore, visionario, mio padre. Queste parole non sono... Goro, ho fatto fuori il più vicino. Ora devi saltare sul balcone vicino alla freccia verde e prendere l'ascensore. Sono parole di risuonare. Devi passare lì in cima per attraversare la strada. Che io le stia pronunciando qui a Night City. 50 anni fa. I nostri nemici si sono mostrati di colpo. Un vile atto di violenza che ha messo fine a 4.000 persone. La razza catalana è la sua famiglia si è già Riconosco quel bestione. Adam Smasher, bastardo. Calmati un attimo. Sicuro sia lui. Riconoscerei quella voce ovunque. Ma sai che ti dico? Sono felice che sia qui. Sei felice? Visto che mi sono risvegliato in un mondo dove non c'è Saburo, mi dovrò accontentare di Smasher. Dovrai accontentarti. Come se a perderci fossi tu. Sì, va bene, dovremo. Hai tu il dito sul grilletto, dopo tutto. Cerca di raggiungere l'area di manutenzione. Da lì a poi arrampicarti. Serella non sembra molto stabile. Sicuri che Takemura non ti abbia organizzato un piccolo incidente? Merda! Per poco non cado. Attento, il Cirkin ti ha visto. Te l'avevo detto. Silenzio, non è d'oro.
sull'isola di Guadalcanal. Saprò a pilota del terzo squadrone con il grado di sergente capo. Fondatore e amministratore delegato della città di Rimini. Soldati. Devi scendere in qualche modo. Fa attenzione. Ecco, così. Non c'è fretta. Mi servi vivo. Non volare di sotto. Che Night City ne sia testimone. La Rasaka si riprenderà da questa disgrazia più forte che mai, come ha già fatto 50 anni fa. Questo sta già succedendo, qui e ora. Ascoltate, perché noi... Arrenditi immediatamente! Il silenzio non è... È il crepitio di una fiamma che si sta spegnendo. Silenzio, non è d'oro. È il crepitio di una fiamma. Vieni fuori con le mani in alto! Ancora qualche metro, ed è tu. Arrenditi immediatamente! Vieni fuori con le mani in alto! Dicono i militari, bersaglio a terra. Ma invece è esibito. In fondo alla stanza c'è una porta nelle scale. È la via più breve verso il prossimo tiratore. Questo è bello in alto. Ti aggiorno.
attaccando! Sparate! Razza di idiota! Sono troppo giovane per morire! Siamo sotto attacco! Peggiorando le cose! Vieni fuori! Aprite il fuoco!
Arrenditi immediatamente! Vieni fuori! Ok, sto andando. Oh, brutta storia. Ora vi. Estratta. Stacca il link. Troppo lavoro. Fai una pausa. Merda! Thank you.
accensione di luci. Sono riuscito a... Udo è morto. Sta respirando. Per ora. Ti prego, B, abbi pietà di lui. Non dovrebbero più esserci ostacoli ora. Procediamo. Thank you.
Ok, Fico. Online nel sistema. Hanako è dentro. Cosa sta facendo? Chiama qualcuno, credo. Cerca di ascoltare. Non dimenticare di disattivare gli allarmi. Devo poter entrare.危険だと警告されたの。織田と連絡が取れないし、何か変だわ。パレード中止とか噂の停止だと思われる。弱さ？誰の？あなたの。俺たちだ。私が参加したのはあくまでもお父さんを追悼するため。操り人形になるためじゃないわ。 この店物ではみんな役割がある。道子は文句言ってないぞ。だがお前が言うなら中止してもいい。全員やめだ。お前の安全が第一だからな。頼信、やり終えましょう。ありがとう花子。せっかくの指揮権だ。やり終えなければ。 Goro, sistemi disattivati. Ora o mai più. Otto-sama. Hanako-sama. Anata wa? Oirushio, douka, hanashi dake demo okiki kudasai. Ochishiue wa... Shishi no koto o kuchi ni shinai. Kore ga ore ni dekiru saigo no gohoushi nano desu. Saburo-sama no shi ni tsuite shinjitsu o wakasu koto ga. Hanako-sama, gobure o hadaraki de kowarimasen. Shikashi... Di! Kori! Merda! Le ha sparato. Comunque sia, ora siamo davvero fottuti. Sapevo che non potevamo fidarci. Dov'è finito il guinzaglio? Dobbiamo andare subito via di qui. Cervello! Non c'è tempo per spiegare. Dobbiamo vederci. Dove sei? In un complesso di appartamenti abbandonati in Wall Street. Secondo piano, numero 303. Bussa 4 volte. Presto. Stiamo per andare in mondo. 3, 2, 1. Qui è Gillian Jordan di N54 News in diretta da Japantown, dove oggi, durante una parata commemorativa in onore di Saburo Arasaka, si è scatenato il caos. I testimoni oculari che abbiamo intervistato hanno riferito di una sparatoria a bordo di uno dei carri. Pare che il carro in questione fosse quello che era spostato. Thank you.
temevo che ti avessero preso. Ora mi dici che cazzo ti è saltato in mente? Ho usato un sedativo. Ho provato ad attivare il suo tracker. Non avevo scelta. Le ho offerto del tè. Hai rapito Hanako Arasaka e le hai offerto una fottuta tazza di tè? Eh sì, ha rifiutato rispettosamente. Dille la verità, su Yorinobu. Non divagare. Esponi le tue condizioni con chiarezza. Forse a te darà ascolto. Hanako-sama, Kanojo ga rei no jinbutsu desu. Douka hanashi o kiite agete kudasai. Mi dispiace doverci parlare in questa situazione. È la seconda volta che me lo sento dire oggi. Ero lì quella notte al Konpeki Plaza. Ho visto Saburo Arasaka morire. Non era veleno. Questa è una menzogna inventata da tuo fratello. L'assassino è Yorinobu. Sei pazzo se pensi che io creda a queste assurdità. Senti, so che è difficile da credere e accettare. So che sei una persona onorevole e degna di fiducia. E perciò ti faccio un'offerta. Tu fai un'offerta a me? Il relic che tuo fratello voleva vendere alla Netwatch è nella mia testa, proprio ora. Mi hanno sparato in testa e il chip mi ha salvato. Ma ora mi sta uccidendo. Un vostro costrutto di personalità, un engramma, sovrascrive la mia psiche. Devo fermare il processo quanto prima. So che tu puoi aiutarmi. Hanako-sama, vi è la prova vivente del crimine che tuo fratello ha commesso. Possiamo dimostrarti tutto quello che dice se accetti di aiutarlo con il relic. Hanako-sama. Hai sentito? Va, controlla. Ho davvero un brutto presentimento. Occasione di andarcene. Non posso lasciarlo lì. Andiamo, è spacciato. O vuoi finire anche tu come lui? Resta giù e tieni gli occhi aperti.
Via, via, via! Ma che... Non azzardarti a svenire, cazzo! Non ora! Forza, lasciamo questa cazzo di città! Secondo te questi motelli fanno apposta per noi principi degli sfigati? Cesso intasato, siringhe sotto il materasso, condizionatore rotto. Sul serio, chi cazzo viene qui a dormire? Siamo soltanto a 2 chilometri da Night City. Se uno esce di città non si ferma subito qui. E se invece arriva, dorme nella cazzo di città. A che cazzo serve un motel in mezzo al nulla? Te lo dico io chi dorme qui. Johnny? Sì? Chiudi quella cazzo di bocca. Ti prego, sparare stronzate non aiuterà nessuno. Come sono cambiate le cose? Johnny, Cristo! Adesso siamo noi, fermi ad aspettare le squadre d'assalto dell'Arasaka. Se qualcuno bussa, spara alla fottuta porta, senza preavviso. Non ho voglia di fare la fine di Takemura. Sentito? Auto. A quest'ora, qui. Cazzo, uno solo. Dito sul grilletto, vi.
messaggio per B. Non toccare la... So che sei lì dentro. Stai dormendo? Svegliati! So che sei lì dentro. Chi c'è? Ho detto, chi c'è? Vuoi che ci senta tutto il motel o mi fai entrare? Ok, ti faccio entrare. Finalmente. Oh, quello sul muro è sangue. Sì, prima questa fogna aveva una stella in più. Allora, che dicevi? Hai un messaggio? Ce l'ho qui. Sta per cominciare. Che cosa? Una doll. O una proxy. Devo mettere bene chiaro una cosa. Credo ancora che tu sia pazzo. Ma... Anako, sei tu. Ma non posso più illudermi. Ti credo. Come mi hai trovato? Pensavi davvero che bastasse uscire dalla città? Takemura ha detto di averti piazzato addosso un tracker. Anche se non fosse. Quando l'Arasaka vuole trovare qualcuno, lo trova. Troia di porcellana. Mi spiace. So che per te questo deve essere... difficile. Abbastanza da non voler guardare in faccia la verità. E ora che succede? Yorinobu ha affondato un pugnale nel cuore della corporazione. Devo agire finché la ferita è aperta. E tu mi aiuterai. Sei la prova vivente del suo crimine e del suo tradimento. Prima devi aiutarmi. Forse non sono stata chiara. Dobbiamo agire in fretta. Beh, anch'io non ho tempo. Sto morendo, sai? Il mio cadavere non sarebbe un granché come testimone. Capisco. Voglio sapere tutto quello che sai sul Mikoshi. Il Mikoshi. Uno dei progetti di punta di mio padre. Una fortezza telematica con vari server in orbita tutto intorno alla Terra. Pensalo come un archivio di costrutti di personalità. Psiche digitalizzate. Diciamo prigione. Questione di punti di vista. In ogni caso non è lì che troverai la salvezza. Non senza una conoscenza approfondita del relic e del processo di creazione dei costrutti. Ho trovato il fuggitivo. Anders Hellman, protetto dalla Kang Tao. Ci ho parlato. Secondo lui l'engramma mi consumerà completamente. Il processo è inarrestabile. Una conclusione stranamente fatalista per un uomo di scienza. Perlomeno ho messo le mani sui progetti. Ho informazioni dettagliate su come funziona. La documentazione è completa. Molto utile. Soprattutto considerato che Hellman è ancora vivo. Lo contatterò per spiegargli che nessuno se ne va dall'Arasaka dalla porta sul retro. Mi sono messo in contatto con Alt Cunningham. La Cunningham? Lei, l'inventrice del Soul Killer. Sto usando la sua versione modificata. Questo potrebbe essere più che utile. Questo è quello che abbiamo ottenuto. E ora? Vediamoci di persona. A Lambers, in centro città. È un posto discreto. Ricorda solo una cosa. D'ora in avanti, io e te dobbiamo agire con estrema cautela. Beh, la mia parte l'ho fatta.
Sai cosa? Cosa? Forse preferivo l'imboscata di soldati dell'Arasaka. Volevamo questo. La proxy ti ha dato alla testa. Vaffanculo. Dai, pensaci su. Fino a ieri Hanako viveva in un mondo completamente sicuro. Che cosa le è rimasto ora? Un'altra città? Un fratello omicida? È un ladro del cazzo. Perciò ha mandato una proxy. È sola. E se la sta facendo sotto anche più di noi. Clink? Cosa? Hai detto Clink? Il rumore del guinzaglio che ti ha appena agganciato.